Allora, cari amici, bentrovati a Metropolis. Dunque, puntata di oggi dedicata, come sempre, la prima parte seguiamo un po' quella che è l'attualità politica. Seconda parte invece con un medico, immunologo, parleremo più da vicino del Covid, del vaccino AstraZeneca e di tutte le problematiche emerse negli ultimi tempi. Comunque, prima parte. Sono con noi in studio Mattia Abdu, assessore al Municipio 1 ed esponente del Partito Democratico. Mattia, buongiorno, buon pomeriggio. Ben trovati, grazie. Collegato via Skype l'avvocato Giampaolo Berni Ferretti, vice capogruppo di Forza Italia, buonasera. Municipio 1. Avvocato, buon pomeriggio. Buonasera, buonasera. Allora, dunque, partiamo con la questione vaccini. È emerso che stanno calando, ahimè, in tutta Italia, le prenotazioni dei vaccini per quanto riguarda AstraZeneca. In Lombardia ormai lo si sa, la fascia da 75 a 79 anni ha avuto meno adesioni del previsto, tant'è che il presidente Fontana ieri ha annunciato l'apertura delle iscrizioni nella fascia quella più bassa, 70-74 anni. È inutile dire che la causa, tra gli altri elementi, ma quella principale, è data dalle rinunce al vaccino AstraZeneca. Adesso, dopo la decisione di EMA, l'ente europeo, diciamo consigliato agli over 60, non c'è una particolare disposizione su questo, diciamo che è un consiglio, il che significa che AstraZeneca andrà a destinazione di un numero inferiore di persone con tutto quello che comporta nel piano vaccinale. Si spera che gli altri vaccini arrivino in quantità tale da poter ammortizzare le perdite date da AstraZeneca, ma questa è una partita da vedere. Domani ci sarà una riunione tra il ministro Speranza e le regioni proprio per capire quale strategia mettere in campo. Comunque possiamo già dire che al provvedimento della Lombardia, cioè quello di passare alla fascia più bassa, la Sardegna ha fatto sapere un meno 50% di rinuncia ad AstraZeneca, meno 40% la Puglia, meno 20% il Piemonte. Il generale Figliuolo ha annunciato che ad aprile, fortunatamente, oltre gli 8 milioni di dosi previste, ne arriverà anche un 20% in più. E ieri in Lombardia sono arrivate 250.000 dosi di Pfizer-BioNTech. Tuttavia ai centri vaccinali dicono non sappiamo cosa fare quando arrivano degli anziani o anche non anziani che ci dicono non voglio essere vaccinato con l'AstraZeneca, non sappiamo che pesci pigliare. E appunto la riunione che vi dicevo domani con il ministro della salute. Io partirei dal nostro amico Mattia Abdu, vorrei chiedergli appunto lui cosa ne pensa di questa vicenda AstraZeneca. Ma penso che questa sia un capolavoro di cattiva comunicazione da parte delle istituzioni e qualche intoppo anche dal punto di vista evidentemente medico. Parto da quest'ultimo aspetto, è evidente che quando si parla di anni per le sperimentazioni dei vaccini, noi stiamo avendo a che fare con vaccini che hanno avuto sostanzialmente 5 mesi di sperimentazione. Certo. Quindi la cura che bisogna avere è capire rispetto ai campioni, alle analisi di quante persone l'hanno provato, quali sono gli effetti. Su Pfizer e su Moderna non abbiamo problemi segnalati. Sono anche vaccini, senza andare troppo nel tecnico, che lavorano diversamente da come lavora AstraZeneca. E mentre su AstraZeneca evidentemente vengono sulla base dei dati, ci sono delle questioni da focalizzare. Perché però è anche un pasticcio di comunicazione? Perché io mi fido ciecamente della ricerca scientifica, ma c'è bisogno che i cittadini si fidino anche delle istituzioni che permettono di utilizzare i vaccini. E allora evidentemente ci sono stati dei problemi. Banalmente, 2 mesi fa, 1 mese fa, ci veniva detto AstraZeneca è meglio non farlo dai 60 in su. Certo. Quindi lo facciamo alle categorie, diciamo, non fragili, ma che necessariamente i caregivers, le persone che lavorano in ambito sanitario, le maestre, quindi lavori frontali, allora queste figure che non hanno bisogno per ragioni mediche, ma per ragioni di pratica quotidiana di questo vaccino, usiamo questo che è un pochino meno efficace, un pochino meno. Certo. Però poi adesso si sta dicendo esattamente il contrario, non fatelo a quelli un po' più giovani, a quelli più anziani, perché i casi di embolia sono stati su quelli giovani, quindi li facciamo
i casi di trombosi, scusate, li facciamo solo su quelli un po' più 60. Over 60, che sono quelli che 2 mesi fa si diceva non gli fate il vaccino. La gente rimane spaesata. Quindi evidentemente la gente rimane spaesata e gli passa la voglia di vaccinarsi, visto che poi non è che si può andare al supermercato a scegliere quale vaccino fa, il vaccino te lo fa il medico in base a quello che si è previsto, quindi anche su questo all'inizio c'è stato un po' di confusione, sembrava che noi ci scegliessimo il vaccino, no, vai e te lo fai. Quindi su questo adesso la gente inizia a opporre un problema. Il nostro paese, così un po' come tutta l'Europa, ha puntato molto su AstraZeneca, infatti il grosso quantitativo degli approvvigionamenti era appunto su questo vaccino. Ma volevo dire, EMA, cioè che è l'ente europeo che si occupa dei farmaci, ha detto, tra le altre cose, è possibile un nesso con rari casi di trombosi, soprattutto nelle donne più giovani. Comunque i benefici sono maggiori dei rischi. Io ho una amica che lavora in carcere, che ha 35 anni e l'ha fatto, è ovvio che quella gente che l'ha fatto e ha fatto la prima dose, aspetta la seconda, adesso si spaventa, ha un po' di paura, anche se credo che veramente non ci sia da aver paura, però... Però qualche timore, se uno dice minimamente posso scegliere... Però in fondo al proprio cuore uno si fa paura. Avvocato Berni Ferretti, volevamo sapere la sua opinione su questo. Lei è disponibile a farsi vaccinare con AstraZeneca? Ma io ho chiesto, siccome sono un soggetto a rischio fragile, ho chiesto oggi al medico di base di essere inserito nelle categorie dei soggetti più fragili, più sensibili. Però... Quindi io sono disponibile a questo tipo di vaccino, sapendo che la medicina è una scienza probabilistica e che il ministro della sanità avrà adottato tutti i criteri con la comunità scientifica per la scelta dei vaccini più idonei, se no il soggetto ha responsabilità di natura sia civile che penale, quindi sono poco tranquillo da questo punto di vista, sapendo quali sono gli strumenti di tutela in caso che stia male, ma questo è un altro paio di maniche. Poi possiamo discuterne per ore, ma la questione è che la scienza medica è una scienza probabilistica, quindi per esempio negli anni 60 la dieta mediterranea faceva bene, poi oggi non fa più così tanto bene, per esempio, poi tornerà che fa bene di nuovo, io non lo so, sono teorie probabilistiche, non è una scienza esatta la scienza medica, questo è un dato di fatto, la sintesi delle opinioni politiche, delle opinioni probabilistiche dei medici la fa il ministro della sanità. E si assume la responsabilità del caso, che non sono solo politiche, sono civili e penali. Però bisogna mettere in conto che la gente è spaventata e preoccupata. No, ho capito, ma il problema è che se non si fa il vaccino non si esce da questa emergenza del coronavirus. Uno può scegliere se morire di coronavirus o morire di vaccino, rischiare di avere dei problemi perché non si fida del ministro della sanità, che può anche essere legittimo, però davanti a una cosa certa, cioè la morte del coronavirus, io credo che forse sia meglio provare a fare il vaccino. Certo, provare un'alternativa. Ecco, Mattia Abdo, a tuo avviso, dicevamo prima di questa riunione che ci sarà domani, capiremo che strategia vorranno fare, ma a questo punto cosa si può fare? Cioè, o metti in atto un discorso di grande marketing, cioè convincere le persone in un qualche modo che AstraZeneca va benissimo, non ci sono problemi. Però non è facile perché abbiamo detto è stato relegato agli over 60, quindi già lì qualche problemino evidentemente c'è, oppure quale altra strategia? Puntare tutto sugli altri vaccini e sperare che ce ne diano di più? Io penso di sì, perché ora come ora il disastro comunicativo è fatto, perché ripeto, come diceva l'avvocato Berni, ci fidiamo della ricerca scientifica, per cui io penso che tutto quello che viene detto sia, non dico da prendere per oro colato, ma quasi, perché ripeto, mi fido della ricerca scientifica, ma siccome è stato fatto confusione, è evidente che di fronte a un netto rifiuto delle persone, questo ha due effetti. Uno, che si debba trovare un piano B, il piano B deve essere necessariamente quello di investire sugli altri vaccini che, lo ricordiamo, hanno più difficoltà di conservazione, sono molto più cari, per cui evidentemente ci saranno anche degli effetti economici rispetto a questa campagna sbagliata, che non è solo in Italia, è stata in tutta Europa. Dappertutto. Prendo anche atto del fatto che siamo sotto dittatura, come dire, del mercato globale.
perché se voi pensate che noi abbiamo ancora persone di 80 anni che a oggi nella ricca regione Lombardia non sono stati ancora vaccinati, mentre abbiamo 80 milioni di statunitensi già vaccinati, non con AstraZeneca, ma con gli altri, Pfizer, con Johnson Johnson, Pfizer, negli Stati Uniti, allora a cosa assistiamo? Assistiamo al fatto che alcuni stati evidentemente importanti e forti sono riusciti a bloccare il commercio di questi vaccini o comunque a lasciarlo in forma residuale sull'Europa a vantaggio, giustamente dal loro punto di vista, della difesa dei propri cittadini, cosa che con Trump sarebbe stata impensabile perché manco pensava di fare i vaccini. Qui siamo in un'altra era geologica. E però cosa prendiamo atto di che cosa? Del fatto che gli Stati Uniti prima vaccinano tutti i propri, poi con quello che avanza arriviamo a noi, e questo è un problema di tutta l'Europa. Certo. E l'Inghilterra, che non fa più parte dell'Europa, è un po' un caso. È riuscita a fare una campagna di vaccinazione poderosa che sta proseguendo, e anche questo poi io continuo a pensare che sia meglio stare in Europa, sia meglio avere l'euro, certo che sia meglio... Però devo dire che anche gli ottimisti, gli euro-ottimisti e comunque i non scettici sono messi a dura prova, perché è ovvio che siamo di fronte all'ennesimo fallimento di una strategia europea. È stato Draghi, prima dell'Europa, a scagliarsi con forza rispetto al fatto che non si può dipendere dal commercio internazionale. Siamo arrivati a dover bloccare la spedizione delle dosi, è andato su tutti i giornali, in Australia, mentre l'Europa rimaneva senza. Allora, questa roba è incredibile, così come, se volete, anche rispetto a quello che è successo l'altro ieri con la Ursula von der Leyen, ieri le parole più forti le ha dette Draghi contro il governo di Ankara, perché se aspettiamo l'Europa sono lì... Ha parlato di un dittatore. Ha parlato di un dittatore, beh, ma meno male, perché c'è chi lo dice da tanto tempo. Sì. Ecco, per cui. Avvocato Berni Ferretti, secondo lei, allora, a questo punto che cosa facciamo? Puntiamo tutto sugli altri vaccini, sperando che arrivino numerosi? Ma secondo me c'è stato una, sicuramente io non sono al governo quindi non posso incidere, la mia opinione è semplicemente che si è perso un anno, è importante invece che ragionare su magari una ricerca scientifica anche italiana, e si è perso un anno su cercare di prendere dei vaccini, di scegliere il vaccino più idoneo da importare, si è perso tanto tempo e spero che non si perderà più, cioè le decisioni adesso sono a tappe molto serrate, mi sembra che il nuovo governo stia procedendo in questo senso, quindi sono convinto che, e spero che nel giro di breve si risolva. Se lei pensa che qualche mese fa parlavamo di come evitare il terzo lockdown e nessuno si parlava più di vaccini, eppure c'era il problema. C'era il problema allora, c'è anche il problema, c'è come oggi. Non è che ce li abbiamo i vaccini oggi. Sì, il fatto che i vaccini noi incominciamo ad averli. Quindi possiamo anche disquisire sulla bontà di uno o dell'altro vaccino. Per un anno, perché poi le altri... È già un passo in avanti rispetto a un'assenza di politica, a un inizio di una nuova scena politica. È già un dato positivo. Ecco, spero che... Questa volta abbiamo imbroccato la via giusta, l'abbiamo scelta e la perseguiremo con tenacia. Ecco, io non posso dire, non dipende né da me né da Mattia Abdo, purtroppo la decisione, se non può essere un'esortazione su percorrere la via con grande tenacia e determinazione. Ecco. Perché è già una novità, stiamo parlando del vaccino quando non ne parlavamo proprio. Di fatto però su questo AstraZeneca dobbiamo dire che forse si è accanita anche la sfortuna, già in fase di progettazione del vaccino, durante le prove, le sperimentazioni, qualcosa andò storto e si allungarono i tempi. La interrompo, perché io su questa roba qui le faccio un esempio calzante, che viene a cade a fagiolo, un'esperienza personale che cade a fagiolo su quello che lei ha appena detto, cioè... io ho scritto un libro che ho pubblicato a settembre di quest'anno, sì. Dove in copertina metto il mio sguardo a 15 anni. Aspetti che abbiamo la copertina, vediamo se dalla regia lo mando in inglese. Eccolo qua, Milano 21.0. Sì, ecco, più lei qua parla di tutto, dalla globalizzazione in giù. Sì, no, ed è un libro sul futuro.
Poi credo che questo futuro dobbiamo aspettare un po' a discutere di come raggiungerlo, cioè che è un rapporto di unità più forte ed è che trova il suo ruolo nell'Europa e nel Mediterraneo. Però questo è magari oggetto di un'altra discussione. Il punto è che io metto questi occhi, che sono un ritratto di un dipinto, di una fotografia mia, dei miei occhi a 15 anni, per incontrare Baslini, e lo dico nel libro, che è un deputato del PLI, che è quello che ha fatto la legge sul divorzio, il referendum sul divorzio e sull'aborto con Loris Fortuna, allora, che era socialista invece. E allora, ed è un richiamo, un esempio alla favola del re nudo di Andersen, quindi dico proprio come sarebbe semplice per l'Italia per ritrovare la persa grandezza. Beh, chiaramente è una tesi, no? Per cui magari Mattia ha una tesi diversa, mi confronto con le mie tesi e discutiamo, e questo è il senso della democrazia. Però se uno non incomincia a porre delle tesi, non andiamo da nessuna parte. Un Certo. intero, ecco. Il problema è che mi hanno poi accusato, appunto perché non capivano cosa c'era scritto nel libro, di tutto online. È successo anche di pedofilia, eccetera. Ho fatto quattro querele in procura e ho ottenuto poi il ristorno, la chiusura di questi siti. E parlando con il direttore di Facebook irlandese, gli ho detto: senti, ma siccome mi stanno rompendo le scatole anche con questi Novax a dicembre, non è che gli chiudi anche i siti a quelli? E li ha chiusi i gruppi, i social, no? Ho fatto poi un bell'articolo sul filo diritto, su democrazia e internet ai tempi dei social. Ecco, ma tutto Ho questo visto per anche che dire. avevano coinvolto Twitter di Libero in questa cosa qui, non so per quale motivo, in quel periodo lì, però c'è che dei giornalisti scrivono stupidaggini, Beh. evidentemente. Però il punto è che questo accanimento contro la campagna vaccinale è antica. Io stesso mi sono lamentato con il direttore di Facebook, dicendo: guarda, io non ho le conoscenze mediche per Direttore. giudicare se uno deve vaccinarsi oppure no, se il vaccino è buono oppure no. So che se non si vaccina è destinato all'estinzione per coronavirus. Quindi Quindi meglio vaccinarsi, no, insomma, il dai, il tema messaggio. sulle vaccinazioni, però, c'è un altro discorso. Il discorso è Andiamo alla che pubblicità. alla fine dell'anno c'è chi dice che queste vaccinazioni hanno un'efficacia Non di pochi mesi, rifatte. quindi dovremmo continuare a vaccinarci per i prossimi anni. È vero anche questa. Adesso abbiamo una fascia pubblicitaria, poi parliamo anche della zona rossa. Forse da lunedì Lombardia sarà arancione, vediamo. Senti, se vuoi dare la notizia, c'è morto il principe Filippo, il marito Non l'ho della visto, regina, non l'ho visto. appena è uscita 20 minuti fa. Non so se vuoi dare la notiziona, Non ci ho fatto se vuoi caso. fare uno scoop. Eccoci qui ancora in vostra compagnia, siamo insieme a Mattia Abdu, assessore di Municipio 1 per quanto riguarda il Partito Democratico, e Giampaolo Berni Ferretti, vice capogruppo di Forza Italia, sempre nel Municipio 1. E vi leggiamo che è arrivata appena adesso la notizia che, ahimè, è morto il principe Filippo di Edimburgo, il marito della regina Elisabetta, aveva 99 anni, e questa è la notizia appena giunta. Pace all'anima sua. Noi però volevamo introdurre un altro argomento perché sì, vaccino AstraZeneca, ne abbiamo parlato, ma c'è in ballo la questione della zona arancione. Il professor Locatelli ha detto poco fa che la Lombardia va verso la zona arancione. Non c'era ancora la certezza, però diciamo, almeno da parte di Fontana, della Giunta, ci sono forti speranze che da lunedì la regione possa essere arancione. Ricordiamo che l'RT è sotto l'1
I casi sono 183 su 100.000 abitanti, la soglia è a 250, le vaccinazioni hanno raggiunto 1.900.000, però dobbiamo dire, ahimè, che le terapie intensive siamo a 830, sono veramente tante, e 6.500 persone nelle altre terapie. Mattia, non lo so, c'è da sperare, noi dobbiamo parlare anche di tutte le proteste che ci sono in giro in questi giorni, commercianti, tutta la gente massacrata dalle chiusure e via dicendo. Molti sperano di poter riaprire, ma naturalmente qua siamo tra l'incudine e il martello. Ma infatti abbiamo detto tante volte che non ci sono solo i rischi della pandemia, ma ci sono i rischi economici. Chi si è salvato dalla... Chi si è salvato, scusate, sento le voci. Chi si è salvato dalla pandemia rischia di morire di fame per la crisi economica grave. Tante volte sentiamo lamentarsi commercianti, rappresentanti del comparto culturale, del fatto che i ristori sono sempre troppo pochi. E d'altra parte io non invidio chi deve erogarli i ristori, il governo, perché voi. Teniamo sempre presente che in un quadro in cui l'economia non funziona e la gente non spende, entrano anche meno tasse connesse, è un circolo. Ma noi abbiamo uno Stato, per fortuna, che in questi mesi, con tutti i limiti che possiamo analizzare, ha garantito i servizi fondamentali, e non penso solo ai servizi sanitari, che comunque... Noi abbiamo un sistema universalistico e quindi garantiamo cure mediche a chiunque, ma anche banalmente l'erogazione delle pensioni a tutti i nostri pensionati, mentre invece in altri paesi questo non è possibile. Allora, se i soldi non ci sono, un governo deve scegliere tra ristori miseri e pensioni e stipendi e cure sanitarie, è ovvio che sceglie le seconde, perché tengono in piedi tutta l'esistenza stessa dello Stato. Quindi capisco che sia sempre troppo poco, ma capisco anche che in un quadro di magrezza totale delle risorse questo è quello che si può fare. Negli Stati Uniti qualcuno dice danno più soldi, in altri paesi danno più soldi. Sì, ma in altri paesi ti lasciano morire in mezzo alla strada se non hai l'assicurazione sanitaria. Quindi anche questo è un tema veramente complicato. Io l'unica cosa che auspico, e ho terminato, è che non ci siano differenze tra classi di vaccinati, cioè l'idea che in alcune regioni e non in altre si vaccinino i professori universitari, adesso faccio un esempio, anche quando sono rimasti sempre a casa e in università non ci vanno, mi fa sorridere, mentre per esempio, lo dico da commerciante immodestamente, esistono tutta una serie di tipologie di commercianti che possono, anzi devono stare aperti, vedi tabaccai, i beni di prima necessità, che sono esposti evidentemente ad un rischio. Allora, perlomeno su una certa classe di età e su certe professioni, credo che usciti un po' dall'emergenza di dover prima vaccinare gli ottantenni e i novantenni, anche un ragionamento su queste persone andrà fatto. Avvocato Berni Ferretti, lei cosa pensa? Dicevamo prima, l'incudine e il martello. Da un lato c'è naturalmente questa crisi che sta colpendo duramente alcuni più di altri e quindi c'è in molti la voglia di ripartire e riaprire. Dall'altro però ci sono i dati che arrivano ogni giorno. Qua viaggiamo a 400 morti in Italia quotidianamente, oltre il problema terapie intensive e quant'altro. Come questo equilibrio, come va tenuto? Ma guardi, io le dico subito che è una strategia questa che abbiamo calcato la mano immediatamente, anche durante, poco dopo aver provocato il primo lockdown, quindi nel mese di febbraio-marzo, con il primo webinar che ho fatto con Crespi, in cui ho lanciato lo slogan: non possiamo far morire un paese di carestia per fermare un'epidemia. O non possiamo fermare un'epidemia creando una carestia, che poi fu il periodo del presidente Berlusconi poche ore dopo. Allora, il punto è poi ed è il tema del libro, cioè un'occasione, tanto concentrato sui vaccini e quello che sta facendo, e poi una grande occasione per riformare uno Stato che è sedentario, quindi vuol dire eccessivo, perché io non lo capisco, cioè che è esondato in campi che non gli competono, non gli spettano, quindi ha un costo di Stato burocratico troppo eccessivo che si ripercuote negativamente sulla tassazione
che adesso è una situazione molto locale, perché un regime di federalismo fiscale, l'IMU dipende dai comuni, per esempio, o abbiamo balzelli come la C, che giusti o no ci sono, incidono sui redditi delle famiglie ogni mese, e che quindi creare le condizioni perché il paese torni a essere competitivo o fortemente competitivo. In questo c'è anche una bella riflessione sulla giustizia, c'è una riflessione sulla burocrazia, sulle tasse e poi sulle relazioni internazionali, i flussi migratori e la Green City. Però questo qui è il libro di cui stiamo parlando, e quindi lo sforzo che si è fatto in questo senso di immaginare un futuro diverso l'abbiamo fatto sapendo che sono tesi e che quindi se vengono anche confutate magari io qualcosa imparo da chi mi cerca di confutare. Ma quindi lei è favorevole a che si vada in zona arancione o secondo lei è meglio tenere duro ancora per un po'? Ma io credo che sia, vista la pericolosità del virus, io starei in zona, ma sa, il problema sono poi i commercianti e non ce la fanno più obiettivamente. Guarda che abbiamo veramente tirato troppo la corda. Ma quindi lei dice riapriamo con una certa cautela? Ma io mi ricordo, ho fatto un'interrogazione in municipio 1 e Mattia potrà essere consapevole che l'ultima interrogazione che ho fatto a novembre che eravamo di fare le aperture intelligenti. Richiamavo l'idea delle aperture intelligenti che hanno fatto paesi come in Giappone piuttosto, o citavo altri casi, l'isola di Taiwan, eccetera, eccetera. Cioè per non compromettere completamente le aperture o la mobilità anche interna alla città, anche perché poi il rischio del burnout mediamente c'è, perché la gente si dissocia completamente dalla realtà, un pochettino c'è. Insomma, la situazione è complicata. Se posso dire una cosa sulle riaperture, io procederei a delle riaperture selettive, allargando graduali, allargando le finestre degli orari e intensificando i controlli. Sono contrario a uno stato di polizia, ma continuo a pensare che chiudere i ristoranti, per esempio, dalle 6 in poi, o addirittura adesso non puoi neanche stare dentro, ma diciamo, avere degli orari, quando se vai a un qualunque superstore grande, senza il contingentamento degli ingressi e sono pieni di gente, non vuol dire nulla, cioè chi rispetta le regole, chi distanzia i tavoli e assicura il rispetto ferro delle regole deve poter lavorare. E poi noi possiamo normare qualunque roba, qualunque centimetro, qualunque secondo della vita umana, ma come ha detto anche il Presidente del Consiglio, o noi ci mettiamo in testa che ci salveranno i comportamenti individuali responsabili, perché io vedo troppa gente ancora che si comporta vicina, male, sembrata con la mascherina tenuta come fosse un foulard. No, la mascherina, lo diciamo sempre, si tiene sopra il naso, perché se no, per averla sotto o addirittura sotto la bocca, ripeto, è meglio che vi prendiate un bel foulard colorato, vi sta meglio. Senti, siamo in conclusione, volevo una battuta da parte di tutti e due. Oggi è il 9 aprile, ci avviciniamo a domenica 11 aprile, data fatidica in Lombardia. È stato annunciato che l'11 aprile tutti gli over 80 saranno vaccinati. Mi risulta che ce ne sono ancora 100.000 da vaccinare. È fattibile in due giorni pensare una cosa del genere? Per me no, io posso solo fare il tifo affinché il miracolo accada, perché sarei contento per i cittadini, perché io continuo a pensare che i cittadini non si meritino i casini organizzativi, scusate la parola, il caos organizzativo a cui ci ha sottoposto la Regione Lombardia. Devo dire che adesso col passaggio a poste le cose funzionano meglio, vorrei che fosse avvenuto un po' più velocemente, perché l'assessore Moratti l'ha annunciato un mese fa, quindi io conoscendo il piglio dell'assessore Moratti sul superare aria ho detto adesso in due settimane, invece no, ci è voluto un mese, però partiamo rapidi e continuiamo con tutti i problemi che abbiamo già analizzato, certo, perché certo. Fare questa cosa si scontra con, però insomma, almeno sugli ottantenni e novantenni che non devono fare AstraZeneca vorrei che si andasse velocemente. Avvocato, siamo in conclusione, una sua battuta su questo discorso. Domenica, a detta di Regione Lombardia, tutti gli over 80 saranno vaccinati, ma ne sappiamo che gira e rigira sono circa 100.000 che devono essere vaccinati ancora. Ma io spero che ce la facciano. Il punto è che anche qui si è perso il tempo, secondo me, ma non è il momento delle polemiche. Io spero che ce la facciano, perché vuol dire che anch'io prima posso accedere ad avere un vaccino.
personalmente penso ovviamente ai miei genitori, hanno meno di 80 anni, per fortuna, è una fortuna. Penso a molti, oltre ottantenni che conosco, sono contento, quindi spero che siano tutti vaccinati, ma penso soprattutto, penso ad Enea che portava il padre Anchigio sulle spalle, quindi sono contento in questo. La fugata, però ecco, giustamente penso anche alla mia preoccupazione, a me stesso, dico, speriamo che si sbrighino, perché anch'io sono molto preoccupato, perché non sono riuscito a prendere il coronavirus fino adesso e vorrei evitarlo. Va bene, io ringrazio i miei ospiti, Mattia Abdu, assessore a Municipio 1, esponente del Partito Grazie a Democratico, voi dell'invito. Gianpaolo Berni Ferretti, vice capogruppo di Forza Italia, sempre al Municipio 1 di Milano. Avvocato, alla prossima. Grazie, grazie. Mattia, anche a te alla Alla prossima. prossima. Adesso c'è la pubblicità e poi invece continuiamo a parlare di Covid con un esperto. Quindi buttiamo